Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera, benvenuta. Allora, abbiamo riassunto quelli che sono gli estremi di un'operazione che ha colto anche il mercato di sorpresa. Itaú, la società detenuta al 40% da Silvio Berlusconi, ha lanciato l'OPA totalitaria sulle azioni Rai Way per un valore complessivo di 1,2 miliardi. Mediaset ha comunicato che voterà per l'aumento di capitale di Itaú, l'aumento del capitale sociale. Lo scopo è costruire un'aggregazione nazionale dell'infrastruttura di trasmissione televisiva. Ricordiamo che dopo Berlusconi il secondo azionista è BlackRock con il 10,2%. I titoli hanno reagito benissimo in borsa. Ecco, qual è innanzitutto il vostro punto di vista, la posizione politica che attualmente si può in qualche modo riassumere con riferimento a questa operazione annunciata dalla controllata di Mediaset? Beh, certo, questa operazione dal punto di vista del pluralismo dell'informazione è davvero inaccettabile dal punto di vista nostro e del Movimento 5 Stelle. È un qualcosa che avevamo già preannunciato a maggio durante il decreto IRPEF, quando il governo Renzi coprì gli 80 euro grazie a 150 milioni presi proprio dalla RAI, che dovette mettere in vendita il 49% del proprio di Rai Way. Ora però Itaú ha fatto un'offerta addirittura per il 100% di Rai Way, per cui noi vediamo in maniera molto critica questa possibilità, anche se è stato lo stesso governo Renzi a mettere nelle condizioni Rai di dover fare questo passo in avanti, questo passo nel mercato. Il Movimento 5 Stelle l'aveva previsto, anche perché Itaú era il maggior concorrente a Rai Way, quindi era abbastanza prevedibile. Certamente, quindi questa è la posizione politica. Dal punto di vista dell'attività di vigilanza, che cosa cambia dopo questo annuncio? Beh, certo, la Commissione di Vigilanza in questo momento si deve interrogare su due punti fondamentali. Il primo è sicuramente, anche dal punto di vista politico, la lettera che è stata da poco scoperta dal Fatto Quotidiano riguardo a un consigliere d'amministrazione che è Verro, e la seconda appunto è questa possibilità da parte di Rai Way di essere anche nel mercato e di essere controllata addirittura da Mediaset in maniera anche indiretta. Per cui bisogna interrogarsi sia su una riforma generale del comparto televisivo, sia sulla riforma generale della stessa RAI. Ecco, noi vogliamo che questa riforma sia fatta direttamente dal Parlamento, quindi non tramite decreti legge, e il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare una proposta di legge entro pochissimo tempo che vada a rivedere tutto il sistema televisivo e soprattutto la governance della RAI. Ci interessa soprattutto questo aspetto perché i partiti devono essere fuori, l'abbiamo detto tantissime volte, dalla gestione dell'informazione. Certamente, quindi Antitrust e Agicom potrebbero ritagliarsi appunto un ruolo importante insieme alla vigilanza? Assolutamente, noi abbiamo chiesto anche direttamente all'Antitrust di intervenire per capire se questa operazione è un'operazione che ha degli estremi oppure no. Ovviamente confidiamo in un parere immediato dell'Antitrust e anche perché no dell'Agicom, che è l'autorità che dovrebbe garantire le telecomunicazioni. Quindi noi comunque non ci fermeremo rispetto a queste problematiche e continueremo a insistere, perché crediamo che anche questa acquisizione sia da inserire nel ormai vivo e vegeto patto del Nazareno, perché non dimentichiamo che soltanto qualche tempo fa c'è stata anche un'offerta da parte di Mondadori nei confronti di RCS Libri, quindi non dimentichiamo anche quello che sta accadendo in un altro versante. Certamente, quindi rispetto al gruppo Mediaset come vi ponete? Ovviamente Mediaset è un gruppo privato e deve fare il suo lavoro. L'importante è che la politica non interferisca con il lavoro delle televisioni e con il lavoro dell'informazione. Veda, noi siamo ormai da decenni abbiamo il problema del duopolio. È stato affrontato in maniera anche abbastanza criticata con la riforma Gasparri, è stato affrontato in maniera ormai è datato, la riforma il testo unico è del 2005, quindi bisogna
mezzi di comunicazione sono cambiati, c'è internet, ci sono altri mezzi di informazione, quindi sicuramente bisogna intervenire per una riforma totale del sistema. E il fatto che Silvio Berlusconi sia contemporaneamente il presidente di una forza politica e contemporaneamente anche il gestore di una società importante quale Mediaset non si scopre di certo adesso, è un problema che ci portiamo avanti da un ventennio, quindi il Movimento 5 Stelle non scopre nulla di nuovo, anzi diciamo che negli ultimi tempi la condanna definitiva ha portato anche all'allontanamento di Berlusconi dal Senato. Grazie per l'intervista a Mirella Liuzzi, deputata Movimento 5 Stelle. Alla prossima occasione, arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. Grazie, noi proseguiamo con gli